Buongiorno a tutti, apriamo la seduta, lascio subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Possiamo aprire la seduta, abbiamo 14 presenti, 10 assenti, ci sono due assenti giustificati e sono i consiglieri Gunnella e Gugliotta. Vorrei intanto nominare gli scrutatori di oggi, così lo facciamo subito, e saranno il consigliere Pompei, il consigliere Principato e il consigliere Ciancio. Allora, prima di passare ai punti all'ordine dei lavori di oggi, vorrei informare tutti quanti i consiglieri che sono pervenute due interrogazioni a risposta immediata, quindi ex articolo 87 del regolamento comunale, e sono tutte e due state presentate dal gruppo del Partito Democratico. Una è relativa a un intervento di disinfestazione presso l'asilo nido Cestino dei Tesori, e l'altra invece è relativa alla chiusura dell'istituto comprensivo di via Messina. Quindi le due interrogazioni sono state immediatamente trasmesse agli assessori di competenza, che sono venuti qui oggi a rispondere alle due interrogazioni. Io non vorrei approfittare troppo dei due assessori che sono prontamente venuti a rispondere e inizierei subito con le interrogazioni, e poi proseguiremo con l'ordine dei lavori previsto. Assessore, certo. Allora, un attimo solo. Chi di voi fa la relazione sulle due interrogazioni? Quella con cui volete cominciare, a me sono arrivate nello stesso momento. Allora, facciamo così. Iniziamo con la 46, che è quella relativa all'asilo nido Cestino dei Tesori. Quindi, presentazione. Grazie, consigliera Biondo. Buongiorno, scusate ma ho corso. Intanto grazie Assessore per essere venuta prontamente a rispondere. Semplicemente diciamo quello che abbiamo scritto, ovvero abbiamo, come sapete e credo che le riceviate anche voi, riceviamo moltissime segnalazioni da genitori che lamentano in varie scuole la presenza di molte zanzare, fotografie con bambini quasi diciamo deformati da queste punture, insegnanti che fanno fatica ad affrontare la giornata per questo motivo. In particolar modo l'asilo nido Cestino dei Tesori in via Luscino 57 ci hanno segnalato che la scuola ha fatto una prima segnalazione al municipio per richiedere la disinfestazione il 5 settembre, ha poi sollecitato nuovamente il 28 settembre, ma ad oggi, o perlomeno diciamo,
a ieri quando abbiamo fatto l'interrogazione e nuovamente la segnalazione, non era stata fatta nessuna disinfestazione, quindi semplicemente la domanda è perché dopo un mese ancora non siamo riusciti a garantire questo servizio e in che tempi riusciremo a garantirlo. Grazie. Buongiorno, allora rispondo velocemente anche perché ho la risposta ufficiale del Dipartimento di Tutela Ambientale che è preposto ad effettuare queste operazioni di disinfestazione. Il Dipartimento non è stato in grado ancora di realizzare tutte le disinfestazioni richieste perché a causa dell'emergenza chikungunya hanno dovuto effettuare una serie di operazioni dando la precedenza agli asili che si trovavano in prossimità delle zone in cui c'erano stati casi conclamati e quindi per questa ragione hanno dovuto posticipare le richieste successive. In particolare per il Cestino dei Tesori la disinfestazione è prevista per venerdì 27 ottobre. Bene, 3 minuti, consigliera Biondo. Grazie assessore, sono soddisfatta, diciamo che era previsto tra le disinfestazioni da fare. L'unica cosa mi chiedo in generale per quale motivo le scuole non conoscono precisamente questa programmazione, perché probabilmente potrebbero anche da parte delle scuole tranquillizzare i genitori e quindi non ci sarebbe stato neanche bisogno, diciamo, di un'interrogazione urgente come questa. Passiamo alla seconda interrogazione, quindi lascio la parola al presentatore, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri e assessori presenti. Intanto grazie perché appunto avete accolto da subito la nostra richiesta urgente. Allora, la situazione che si è determinata in tutto l'istituto comprensivo di via Giuseppe Messina è abbastanza anomala. Perché immagino sappiate quali sono i fatti, so che l'assessore ha tenuto anche un incontro in Campidoglio su questo, però diciamo siamo a quasi una settimana, perché il fatto tutto è nato il 12 di ottobre se non sbaglio, e ad oggi purtroppo ancora l'istituto è tutto completamente chiuso, quindi la didattica è sospesa e anche le attività extrascolastiche, quindi didattica. Detto questo, che cosa succede? Il 12 viene praticamente segnalato un caso di zecca e l'alunna appunto attraverso il pronto soccorso ovviamente ha informato la scuola e da lì è partito tutto l'iter, compreso l'allarme diciamo rivolto alla ASL per poter prontamente intervenire con una disinfestazione. Avvenuto tutto questo in realtà si crea un ulteriore problema perché a seguito di una disinfestazione in cui non si capisce diciamo esattamente, non si capiscono alcune cose, non si capisce perché è stata fatta il giovedì nonostante la scuola stessa aveva chiesto di poter intervenire il venerdì che sarebbe stato comunque il giorno per dare la possibilità anche agli alunni di rientrare nelle classi nella massima tranquillità, mentre sembrerebbe che appunto il Comune, in particolare il Dipartimento Tutela Ambiente, abbia invece effettuato lo stesso intervento giovedì. Insomma, all'intervento fatto, quando diciamo un'ora e mezza dopo, nonostante le indicazioni che erano state date di poter rientrare dopo una mezz'ora della disinfestazione da parte del Dipartimento Tutela Ambiente, la scuola decide di far rientrare anche con un margine abbastanza ampio, i ragazzi nelle scuole, nelle classi. Questo però ha determinato purtroppo che 25 ragazzi sono stati, si sono sentiti male e sono stati portati via con l'ambulanza, probabilmente a seguito appunto della disinfestazione. Quindi al di là del fatto che alcune cose ancora oggi non sono chiare, tra cui appunto diciamo, ci sono dei pareri che sono sospesi rispetto allo stato attuale degli spazi e questo probabilmente, non lo so, è la domanda che appunto abbiamo fatto come gruppo del Partito Democratico, per quale motivo ancora oggi la scuola è appunto chiusa, diciamo quando possiamo ormai è diciamo, un lasso di tempo che sta influendo, non solo sta dando un disservizio evidente e concreto alle famiglie che sono
non solo diciamo in difficoltà, ma sono anche preoccupate, perché poi quando sospendi, parlo anche da mamma, quando sospendi diciamo per tanto tempo e protrai così tanto la chiusura, vuol dire che qualche cosa è successo e quindi qualche cosa non è chiaro o comunque non è andato come doveva andare, e soprattutto ovviamente tutti si chiedono quando riapre la scuola, ma cosa e come potranno recuperare il tempo che hanno perso, perché ovviamente poi una parte di loro ovviamente è anche preoccupato per la didattica, che ovviamente sospesa per 6 giorni diciamo diventa un fatto. E ad oggi, tra l'altro, diciamo il sito istituzionale della scuola consiglia di rimanere aggiornati, perché non ha ancora una data effettiva di riapertura. Quindi quello che semplicemente si chiede è intanto quando è previsto e per quale motivo appunto c'è stato tutto questo protrarsi e per quale motivo, soprattutto dopo dal 12 fino ad oggi purtroppo i ragazzi non sono ancora e le famiglie non sono ancora in grado di mandare i loro figli a scuola. Grazie. Sì, assessore, risponda. Ok, grazie Presidente. Allora, intanto ho preciso alcune cose. Il 12 di ottobre non c'è stato il caso della zecca. Il caso della zecca è avvenuto il 3 di ottobre e la scuola il 4 di ottobre ha ricevuto la denuncia della mamma, che ha portato la cartella clinica del pronto soccorso, al quale dopo aver ripreso la bambina da scuola, precisamente dal plesso Margherita Bosco di via Giuseppe Messina, preciso che l'istituto comprensivo ha 3 plessi in via Messina, Infanzia 71, Margherita Bosco e Schweizer, rispettivamente appunto infanzia primaria e secondaria di primo grado. Ha altri 2 plessi, l'infanzia di via Fadda più la primaria De Filippo, che si trova nella zona di Piscine Torre Spaccata. Quindi le attività extrascolastiche, in modo particolare quelle relative ai docenti eccetera, sono state svolte regolarmente sia in via Fadda che nel plesso della De Filippo, quindi una parte delle attività extracurricolari si sono tenute regolarmente. Invece sono rimasti chiusi dal 13 i plessi, tutti e 3 i plessi di via Messina, e il plesso di Margherita Bosco è rimasto chiuso anche il 12. Torno al discorso precedente. Altra questione preliminare che è importante sottolineare: la disposizione di chiusura dei plessi è stata data dalla dirigente scolastica. Qui ci troviamo infatti in un istituto comprensivo, che è una scuola statale dotata di autonomia, pertanto è la dirigente scolastica che, anche in base alle competenze e alle responsabilità che ha in materia di sicurezza, e sulla scorta del decreto legislativo 81 del 2008, cioè il decreto sulla sicurezza, ha disposto la chiusura precauzionale della scuola. Torno alla ricostruzione dei fatti. Il 4 di ottobre la scuola riceve questa segnalazione da parte della mamma e la preside, la dirigente scolastica, informa il servizio dell'ASL SISP, cioè quello che si occupa di igiene e salute pubblica, di questa denuncia con cartella clinica. Contestualmente effettua una segnalazione all'ufficio municipale preposto, che gira la segnalazione, come di sua competenza, al Dipartimento Tutela Ambiente, l'ufficio preposto a trattare le specie problematiche. Nel frattempo la ASL non dà alcun tipo di risposta, per cui la scuola continua a rimanere aperta. La dirigente scolastica sollecita da parte del municipio e conseguentemente da parte del Dipartimento di Tutela Ambiente una qualche forma di conforto, di rassicurazione e di intervento. Il Dipartimento precisa che è necessario attendere l'esito della richiesta inoltrata all'ASL, che tuttavia fino al 10 ottobre non dà alcuna risposta. La dirigente sollecita nuovamente un intervento, perché la scuola nel frattempo è rimasta aperta, nel dubbio che sia presente o meno una infestazione da zecche, considerata la pericolosità di questo tipo di parassita. Il Dipartimento di Tutela Ambiente dispone la disinfestazione, pertanto il 10 di ottobre viene inviata la comunicazione alla scuola. La disinfestazione sarà esterna per tutti e 3 i plessi di via Messina, interna solo per il plesso della Margherita Bosco, cioè il plesso frequentato dalla bambina che era stata
affetta dalla zecca, anche se in realtà non è ancora dimostrato se sia stata presa all'interno della scuola, all'esterno della scuola. Comunque viene disposta la disinfestazione, tant'è vero che la dirigente fa il decreto di chiusura per il plesso Bosco del 12 di ottobre, mentre per gli altri due plessi dispone l'entrata posticipata secondo l'indicazione che aveva ricevuto, ovvero alle 10:20. L'intervento di disinfestazione inizia alle 7:15 come regolarmente previsto. I bambini rientrano nei due plessi che erano aperti dalle 10:20, cioè Infanzia 71 e Schweizer. Non ci sono problemi per i bambini dell'infanzia, al contrario, tre ragazzine della scuola media presentano dei disturbi nella respirazione, pertanto vengono informate le famiglie e contestualmente avvisato il servizio di ambulanza, che inizialmente ha un ritardo perché anziché andare in via Giuseppe Messina va in via Messina al centro, poi comunque riesce ad arrivare in via Giuseppe Messina. Le bambine intanto erano state allontanate dall'aula e messe in un altro ambiente, per cui insomma fortunatamente non ci sono stati problemi, vengono regolarmente refertate. Nel frattempo altri 23 bambini, ragazzini della scuola media, avvertono dei fastidi, hanno delle eruzioni cutanee, prurito, quindi anche loro vengono tutti regolarmente refertati. La dirigente scolastica informa di nuovo, fa una segnalazione alla ASL, sempre il servizio di igiene e sanità pubblica, e nel frattempo, sentito il Dipartimento di Tutela Ambiente, in via precauzionale viene comunque evacuata la scuola, quindi tutti e due i plessi scolastici, sia i bambini dell'infanzia che i bambini della scuola media, e nel frattempo la preside dispone la chiusura dei plessi almeno per il giorno dopo, cioè per il venerdì. In realtà la dirigente non aveva chiesto un giorno o un altro, aveva fatto la segnalazione il 4 di ottobre chiedendo lumi su come dovesse procedere. In tutto ciò l'ASL non si fa sentire, anche noi come municipio sollecitiamo una risposta da parte del SISP, sollecitiamo anche attraverso il direttore generale del distretto che si fa portavoce e intercetta il direttore del dipartimento preposto, e verbalmente ci dicono che un ispettore cercherà di andare il sabato mattina, tant'è vero che ci rendiamo disponibili anche attraverso il vicepreside, io stessa, ad un intervento diciamo di apertura, perché nel frattempo la scuola giustamente era chiusa. Alla fine gli ispettori arrivano il lunedì mattina intorno alle 10. L'ispettore effettua il sopralluogo e verbalmente, chiaramente la scuola è rimasta ancora chiusa perché di fronte al pericolo probabile è preferibile garantire la salute rispetto al diritto allo studio, ma chiaramente anche il diritto allo studio è un altro diritto costituzionalmente sancito e da garantire, per cui cerchiamo di sollecitare il prima possibile un intervento chiarificatore. L'ispettore dà verbalmente delle indicazioni alla dirigente scolastica dicendo che a suo giudizio è preferibile continuare a mantenere l'istituto chiuso in attesa di effettuare delle non meglio precisate verifiche, tant'è vero che a quel punto con la presidente del municipio chiediamo un intervento da parte del gabinetto del sindaco e si riunisce il martedì 17 un tavolo interistituzionale in Campidoglio dove sono presenti AMA, che ha effettuato la disinfestazione, il Dipartimento di Tutela Ambiente, lo staff della sindaca, l'assessora Montanari, io e la presidente come responsabili del municipio e la dirigente scolastica con il suo collaboratore vicario. Quindi si cerca di ricostruire un po' le vicende e soprattutto si sollecita nuovamente il direttore del Dipartimento SISP della ASL competente perché mandi un riscontro rispetto al sopralluogo effettuato e dia delle indicazioni chiare. Il direttore non è presente fisicamente all'incontro, ma è stato sentito telefonicamente anche in viva voce e dice che ha bisogno di ulteriore tempo per poter effettuare delle valutazioni. Per cui nel pomeriggio di nuovo sollecitiamo queste valutazioni, se non che la dirigente scolastica riceve una comunicazione dall'ispettore che dice che ha bisogno di ulteriori chiarimenti perché, cito testualmente, alcuni particolari non gli erano estremamente chiari e quindi dà appuntamento per giovedì, cioè per questa mattina, alle 11:30.
Chiaramente diventa assurda una gestione di questo genere, per cui la dirigente scolastica mi gira questa comunicazione, io rispondo sollecitando, ricordando che il diritto allo studio è un diritto fondamentale, i disagi delle famiglie, l'incertezza in cui le persone vivono e quindi anche le difficoltà di gestire poi una serenità, una sicurezza, e chiedo, tra l'altro c'è anche un discorso di pubblico servizio che deve essere garantito, e chiedo pertanto che se eventualmente ci sia bisogno di nuovi sopralluoghi, di richiesta di nuovi elementi, che venga effettuato quanto prima, quindi il giorno dopo e non giovedì. Tant'è vero che l'ispettore ieri mattina va di nuovo a scuola. Nel frattempo, con la dirigente scolastica ci siamo tenute sempre in contatto, la dirigente contatta l'Università di Tor Vergata e chiede lumi, anche dietro indicazioni che ha ricevuto il giorno prima da questa riunione che abbiamo fatto in comune, e chiede di effettuare delle indagini ambientali, per cui ieri mattina si recano lì sia l'ispettore dell'ASL e sia autonomamente l'Università di Tor Vergata. L'ispettore dell'ASL precisa che a suo giudizio è preferibile effettuare queste indagini ambientali, l'ASL le avrebbe commissionate all'ARPA, che è la loro agenzia, ma visto che è già presente l'Università di Tor Vergata, va bene se l'effettua l'Università di Tor Vergata. In tutto ciò non abbiamo nessun riscontro scritto, per cui io continuo a sollecitare i vari direttori chiedendo che ci mandino un verbale, una relazione scritta, non perché il municipio abbia voce in capitolo in questo senso, visto che la disposizione di chiusura è stata data alla dirigente, ma perché di comune accordo con la dirigente vogliamo cercare di garantire una chiarezza informativa e soprattutto la ripresa il prima possibile, in condizioni di sicurezza, per l'amor di Dio, delle attività didattiche. A tutt'oggi noi non abbiamo ancora, nonostante le rassicurazioni verbali che ci avrebbero inviato questa relazione al più presto, non abbiamo ancora ricevuto, in questo momento ovviamente fino alle 9 che sono scesa giù, alcuna relazione scritta. Comunque, nel frattempo l'Università di Tor Vergata ha prelevato dei campioni di aria e quindi sta facendo le indagini ambientali, ha detto che questi campioni saranno analizzati entro venerdì pomeriggio, sabato mattina, quindi la dirigente scolastica ha proseguito la chiusura sia per oggi che per domani e ha scritto sul sito proprio questo, che in attesa di evoluzioni si invitano i genitori a controllare il sito, perché chiaramente la scuola è chiusa, le attività didattiche sono sospese e quindi l'unico canale di informazione è il sito stesso. Questo è lo stato dell'arte. Noi auspichiamo che innanzitutto arrivino presto questi riscontri che permettano di chiarire la situazione, e auspichiamo che appunto una corretta informazione anche ai genitori riesca, non dico a tranquillizzare, perché poi la tranquillità in questi casi non c'è mai, ma quantomeno a comprendere perfettamente quale sia la situazione attuale, in attesa di conoscere la data di ripresa delle lezioni, che noi che la situazione è abbastanza, cioè ormai siamo diventati, sembra una pantomima, però insomma c'è qualcosa di grave, e secondo me ci sono anche delle responsabilità, perché se ASL, o come diciamo così ha deciso la scuola di inserire in questo film, diciamo, so che tra l'altro ci stanno girando anche un film, quindi insomma calza a pennello, ha deciso di inserire anche l'Università di Tor Vergata, a questo punto la preoccupazione è diventata un'altra, non tanto quando riaprirà la scuola, ma soprattutto con quali sostanze è stata effettuata la disinfestazione. E una preoccupazione che viene, diciamo, da amministratore è: mi auguro che il Dipartimento Tutela Ambiente abbia intimato questa ditta di evitare di andare in altre strutture scolastiche a fare nuovi interventi di disinfestazione,
perché se no il problema si potrebbe ripetere altrove. Ora, siccome diciamo, siamo arrivati in una situazione abbastanza in cui sembra che non ci sia neanche un possibile intervento intermedio, cioè addirittura qualche genitore chiedeva anche la possibilità di effettuare le attività negli altri plessi, perché capite bene che il disservizio per una famiglia è enorme. E soprattutto sono preoccupati perché si interrompe un percorso di didattica che insomma per i ragazzi è fondamentale. Però non c'è neanche questa proposta, quindi siamo appesi a pareri espressi. Poi insomma l'ASL è intervenuta, ha fatto dei sopralluoghi, evidentemente se non ha dato il parere, che ne so, il dubbio viene che qualche cosa in realtà ci sia. Se la stessa Tor Vergata, diciamo interessata, oggi non esprime ulteriore parere, si prende ulteriormente tempo per fare delle indagini, mi viene ancora il dubbio che la disinfestazione purtroppo non è stata fatta a regola d'arte. Quindi penso che forse, se non è già stato fatto, al di là del fatto che questa storia speriamo si chiudi veramente in tempi brevi e nel miglior modo possibile, rassicurando le famiglie e soprattutto informandole, perché quando parliamo di trasparenza non è solo il sito, vuol dire dare la massima disponibilità alle famiglie anche di sapere che cosa sta succedendo e anche di poterli mettere in tranquillità rispetto alla possibilità di rimandare i loro figli con tranquillità a scuola. Io mi auguro che al Dipartimento Tutela Ambiente venga veramente sollecitata la ditta che ha effettuato, probabilmente, dove forse, se non mi sbaglio, ma forse è anche stata fatta una denuncia da parte della scuola. Quindi c'è un problema, c'è evidentemente, e diciamo fare ulteriori accertamenti rispetto alle sostanze che sono state usate, perché io so che in quel tavolo c'era anche AMA. AMA ha tranquillizzato rispetto a tutto quello che è stato usato, però siccome una parte è stata fatta all'esterno, la parte all'interno sono state usate le stesse dosi, lo stesso dosaggio, questo purtroppo non lo possiamo sapere, però abbiamo dei dati di fatto che sono gravi. Perché 25 bambini che insomma si sentono male non è una sciocchezza. E 5-6 giorni chiudo, è scaduto il tempo. 5-6 giorni di chiusura di tutto un complesso scolastico, lo ricordava lei, sono tre strutture, non stiamo parlando di niente. Dove però mi dicono che per esempio la Schweizer è aperta, cioè per esempio la piscina sotto effetto al servizio. Insomma, ci sono delle cose che al momento, però è ovvio che se tutti decidono per una fase precauzionale di tenere chiuso, l'importante è che però non si vada a ripetere ulteriormente chissà dove una situazione così, che mi rassicurano dicendo che non era mai successo, a differenza di quello che spesso dite, che è sempre colpa di chi ci stava prima. Successivi all'ordine dei lavori di oggi. Sì. Allora, proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta consigliare a firma dei consiglieri Vivarelli, Angelucci, Ferrara, Penna, Montella, Guerrini, Calabrese, Coia, Zotta, Guadagno, Di Palma, Donati, Catini, Diaco, Agnello, Mariani, Sturni, Paciocco, Pacetti, Stefano e Diario, Terranova, Seccia e Iorio, avente ad oggetto regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Roma Capitale. Sì, consigliere Pompei. Grazie Presidente. Allora, questo è il quarto regolamento per la gestione dei beni sequestrati dalla mafia che ci perviene e presenta rispetto agli altri alcune particolarità. Particolarità fondamentale è quella che al momento in cui l'Agenzia per i beni sequestrati comunica, chiede agli enti pubblici interessati che cosa, se hanno interesse all'eventuale acquisizione del bene, si mette in moto tutto un meccanismo che coinvolge sia i dipartimenti centrali che la periferia, cioè i municipi, a fare rapidamente nell'arco dei 30 giorni previsti per dare il parere tutta una serie di accertamenti in maniera tale che
si stabilisca sin dall'origine, sin da prima che venga manifestato l'interesse dell'amministrazione comunale all'acquisizione di questo bene, si abbia tutta una sicurezza su una serie di punti. I punti che in passato hanno dato luogo a qualche problema, infatti, non sono stati quelli di natura, come posso dire, di natura giuridica, tra ipoteche o pignoramenti che a un certo punto vengono praticamente annullati dall'acquisizione all'amministrazione pubblica, ma più che altro di natura urbanistica, dove sono stati rilevati in passato delle irregolarità la cui sanatoria richiedeva una serie di impegni. Altro punto qualificante è quello, per esempio, di aver determinato, di aver indicato per ciascun comparto interessato delle figure di referenti, cioè quindi praticamente il rapporto, le interlocuzioni avvengono in questa prima fase, appunto per accelerarle, avvengono tra le persone, tra persone determinate a rappresentanza delle singole strutture. Questo è un altro punto, quindi la figura del referente. L'interessamento immediato anche degli uffici interessati alle sedi del municipio. Quindi diciamo così che dal punto di vista organizzativo del procedimento è abbastanza dettagliato. È l'unico che ci perviene con tutti i pareri favorevoli degli uffici, compreso quello delle politiche sociali, che a un certo punto hanno dato parere favorevole pur invitando come contributo a valutare alcuni aspetti. In presenza di questo la pratica è stata esaminata in commissione, dove è stata accolta, dove è stato espresso parere favorevole, con questa postilla: parere favorevole valutando l'osservazione del Dipartimento Politiche Sociali per l'eventuale accoglimento delle proposte di integrazione dallo stesso formulate. Questo è il parere espresso dalla commissione. Tutto qui, Presidente, non avrei nient'altro da dire. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Se non ci sono interventi, passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Allora, visto che non c'è una discussione in tal senso e quindi sull'argomento, volevo solo mettere in evidenza che questa delibera, diciamo, arriva a coronamento di un percorso, questa delibera comunale, quindi con il parere, a un coronamento di un percorso effettuato anche da altre forze politiche. Quindi ce n'è stata una delibera di Fratelli d'Italia in comune e mi sembra anche una del Partito Democratico, che comunque sono arrivate in questo municipio per il parere e sono state ovviamente bocciate con motivazioni più o meno puntuali, oppure con motivazioni, diciamo, di carattere amministrativo che diciamo davano all'atto una difficoltà di azione nel poter comunque muoversi dal punto di vista di pratica amministrativa. Quindi non era tanto nella volontà quanto nel metodo di acquisizione, e quindi diciamo che la maggioranza dell'amministrazione comunale, quindi in Campidoglio, del 5 Stelle ha ritenuto che non erano idonee. Oggi ci arriva un ulteriore passaggio a firma 5 Stelle. Noi non siamo, tra virgolette, così ostativi come qualcun altro possa pensare, però è vero pure che ci viene da dire che, insomma, in questo municipio le cose portate anche da altri partiti e quindi anche dall'opposizione vengono prese in considerazione, diciamo, tout court e ragionate al momento. Al Campidoglio ancora questa dimestichezza non ce l'hanno, perché se qualcuno porta qualcosa sembra che non te la approvano e poi ne fanno un'altra, no? Quindi questo era per darvi a voi una maggiore capacità di leggere gli argomenti politici in questo municipio, e quello che per esempio non ha, secondo me, ancora il comune, il vostro gruppo comunale. Tempo scaduto, consigliere Giuliano. Tempo scaduto, no? L'avverto. Sì, 3 minuti come vanno, veloci. E quindi dico, al di là di pareri tutti favorevoli, che mi sembrava ovvio che ci fossero dopo 3 delibere, è chiaro, noi comunque
a riprova che non siamo stativi, ma comunque non abbiamo percepito dal Comune di Roma una volontà di ragionarla a priori prima e insieme fare una delibera, diciamo, di consiglio comunale condivisa, Fratelli d'Italia si astiene. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Biondo. Grazie Presidente, sì, come ricordavano il consigliere Pompei e il consigliere Giuliano, questa non è la prima volta che discutiamo di un argomento del genere, avevamo avuto modo di valutare e commentare le proposte che ci sono arrivate fino a qualche mese fa. Noi speravamo, diciamo, appunto, che dopo due bocciature questa potesse essere l'occasione perlomeno per recuperare le parti più interessanti e su cui si, diciamo, convergevano maggioranza e opposizione delle proposte già presentate, in particolar modo chiaramente quella presentata dal Partito Democratico. Invece ci rendiamo conto che in questa proposta in particolare non è presente ad esempio la commissione per i beni confiscati come era prevista della proposta del Partito Democratico e della quale avevamo anche avuto modo di discutere in quest'Aula, che in altre città dove il regolamento per i beni confiscati è stato già approvato si sta rivelando uno strumento molto utile di partecipazione, perché è la commissione proprio per i beni confiscati che invia un parere all'organo amministrativo e, appunto, ripeto, dove questo processo è già in corso si sta rivelando molto utile. Per questo motivo, nonostante, diciamo, il tentativo anche diciamo, da parte del Partito Democratico di discutere su un tema, vi ripeto, così importante, sul quale avremmo potuto fare a nostro parere anche un lavoro collaborativo in comune, non ci sembra che così sia stato e quindi, diciamo, il Partito Democratico si asterrà. Consigliere Toti. Io penso che su questo tema è chiaro che, come hanno detto i colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto, c'era bisogno a livello cittadino di uno sforzo unitario. Il problema è molto molto importante. Vedo che c'è una maggiore disponibilità a livello di confronto, come ha detto in precedenza il consigliere Fulvio Giuliano, rispetto a questo a livello municipale. Ecco, è mancato, io penso, a livello comunale, proprio per le proposte diverse che comunque avevano tutti, hanno tutti un qualche cosa di interessante e di positivo, ma anche delle ombre rispetto alla proposta. Voglio dire che era importante che si arrivasse a livello cittadino su questo a un discorso unitario. Perciò proprio per questo io penso che il voto più giusto oggi è quello di astensione. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No? Passiamo alla votazione. Ah, ci sono dichiarazioni di voto? No, ok. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, 13 favorevoli, 6 astenuti e nessun contrario, quindi la delibera è stata approvata. Passiamo al punto successivo. Proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Pompei, Alabi, Soariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Principato, Rinaldi, Tosatti, Treputi, Zitoli, avente ad oggetto intervento di riqualificazione di via al Quarto Miglio. E, sì, no, volevo dire che è stata, prima di passare alla discussione, volevo dire che, come da regolamento al punto delle risoluzioni, è stata proposta una modifica all'atto firmata dai proponenti, da tutti i proponenti, e quindi credo sia giusto, non so se sono già state fatte le copie.
Le copie sono disponibili per tutti quelli... Io chiedo veramente che le copie siano lasciate, sono poche, vengano lasciate prima ai consiglieri di opposizione. Perfetto. Credo sia importante avere prima il testo ai fini di una discussione più chiara per tutti. Bene. Io non l'ho firmata solo io. Allora, appena pronti possiamo iniziare subito la discussione lasciando i soliti 10 minuti di intervento al relatore, che immagino vorrà anche introdurre la modifica proposta. Grazie consiglieri, consigliere Guido, consigliere Toti, direi di iniziare. Relazione, lei consigliere Pompei, consigliere Pompei. Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto la modifica che è stata fatta accogliendo un suggerimento che riteniamo valido avanzato in commissione. In effetti è stata aggiunta una frase, la proposta presentata recitava di impegnare la Presidente del Municipio e l'assessore competente affinché in linea con le competenti strutture comunali diano corso a tutte le possibili iniziative d'urgenza anche affinché via il Quarto Miglio possa essere restituita al pubblico transito pedonale e veicolare nel più breve tempo, avviando anche tutte le interlocuzioni possibili. Ci è stato fatto notare l'opportunità che venisse anche fatto riferimento a un riesame, avvenuto questo, cioè facciamo anche un riesame di quella che è la viabilità globale del quadrante, che è diventato un quadrante piuttosto così tartassato dal traffico, perché serve praticamente dalle strade, quelle che devono essere strade interne di quartiere sono diventate strade di collegamento tra la zona di Cinecittà, la zona sud di Roma e l'Eur, quindi con un traffico mattina e pomeriggio veramente pesante. Quindi ciò che è stato aggiunto è questo, rileggo tutta la frase, impegnare la Presidente del Municipio VII di Roma e l'assessore competente affinché in linea con le competenti strutture comunali diano corso a tutte le possibili iniziative d'urgenza affinché via il Quarto Miglio possa essere restituita al pubblico transito pedonale e veicolare nel più breve tempo, avviando tutte le interlocuzioni possibili anche per valutare un complessivo piano di viabilità del quadrante. Questo pensiamo che sia una cosa corretta. Veniamo adesso al merito della proposta. Il merito della proposta è semplice, la storia penso che da chi è in quest'aula è ben conosciuta in tutte le sue origini e sviluppi. Via il Quarto Miglio è una strada, è una delle tre strade, di una delle tre strade di attraversamento del quartiere. Attualmente sono impegnate in maniera spasmodica ne è impegnata soltanto una parte perché il traffico viene deviato su una via ancora più stretta e poi tutto quanto va a confluire sulla parte finale di via di Sant'Arciso. Come posso dire, la chiusura di questa strada risale oramai nel tempo. La strada nasce come strada di collegamento secondo le destinazioni dei lottizzatori e non sempre questa destinazione è stata poi, almeno in un caso, non è stata recepita, non è stata accolta. O meglio, è stata accolta tra le righe, ma è facile accogliendo tra le righe che gli venga dato il notevole risalto. Ma quello che si è voluto fare con questa proposta di risoluzione è quello di fare un po' il sunto delle puntate precedenti. In realtà la cosa è stata presa in esame già dal 2003. È stato fatto un piano della viabilità, sono state presentate delle mozioni, è stato presentato tutto quanto uno studio, è stata fatta una apertura d'urgenza che però è stata opposta da alcuni frontisti.
diciamo che l'avvocatura all'epoca non ebbe tempo di studiare le controdeduzioni fatte dal municipio, per cui non si presentò all'udienza, per cui all'udienza del ricorso al TAR, per cui il giudice in via interinale, quindi senza discutere poi il merito, riordinò, invalidò l'apertura d'urgenza. A questo seguì a un certo punto una decisione di andare all'esproprio di quel pezzo di strada ancora reclamato di proprietà di alcuni, e questa procedura ebbe tutto l'iter, arrivò praticamente sino al trasferimento, alla decisione del consiglio circoscrizionale, che venne mandata ai dipartimenti. Lì purtroppo la cosa si è incagliata, evidentemente devo presumere che non sono stati riconosciuti i fondi che all'epoca venivano chiesti per fare questa riapertura. Il traffico che sta gravando attualmente sul quarto miglio, ecco perché riprendere questa cosa, perché quel traffico che dicevo di raccordo tra due parti principali della città, da due parti sud principali, sta diventando sempre più frequente. È quindi indispensabile poter avvalersi di tutte le strade di collegamento possibile rivalutare come si può meglio circolarizzare il traffico per meglio distribuirlo, almeno in attesa di soluzioni, forse più congeniali, più definitive, ma attualmente impercorribili nell'immediato. Conosciamo bene tutta la teoria di non far passare il traffico nei quartieri, specie in questi piccoli quartieri periferici, ma questo comporterebbe l'apertura di nuove strade, espropri ancora più consistenti, e poi comunque questo è un discorso che dovrebbe avere una sede ben più ampia, insomma bisognerebbe interessare la mobilità. Attualmente c'è questo, che praticamente una strada che potrebbe servire per assorbire parte di quel traffico spaventoso che ormai grava sul quartiere, è chiusa per questa questione, peraltro già affrontata, e quindi basterebbe, quello che si vuole fare con questa proposta di risoluzione è quello di rimettere in moto il meccanismo per poter giungere per poter portare a compimento quello già iniziato dalle precedenti amministrazioni. Tutto qui, potrei fare la storia di tutte le cose, ma a un certo punto penso che sia perfettamente inutile. Tutti in quest'aula sanno come si sono svolte le cose, immagino le pressioni che ci possono essere state al momento, che per adesso non è arrivata, nessuno vi ha detto niente, ma immagino che prima o poi qualcuno mi dirà qualche cosa. Però ripeto, noi abbiamo la situazione attuale è questa: una strada di completa proprietà comunale per il 95-98% e viene interclusa al traffico perché per una questione giuridica del tutto opinabile. Il Comune ha gli strumenti sia dal punto di vista dell'esproprio, sia dal punto di vista dell'espropriazione di un bene, perché assimilare alla strada un bene demaniale, sia dall'espropriazione dell'utilizzo di beni demaniali, per procedere. Lo scopo di questa risoluzione è riproporre sul tavolo la questione e fare in modo che il quartiere venga da una parte, sollevato da questo traffico che ora insiste soltanto su una parte, e d'altra parte, ecco, mettere un'altra cosa che è importante, mettere in sicurezza l'uscita del complesso Milanesi, laddove si interfacciano due direttrici di marcia, perché sulla parte finale di via Sant'Arciso, quella che si affaccia sull'Appia Pignatelli, c'è un doppio senso di marcia, e su un tratto di circa 40-50 metri la strada è talmente stretta che gli autobus che passano, se si incrociano, debbono darsi la precedenza a distanza perché non possono transitare ambedue insieme. Ecco, ultima cosa. Oramai sono ben due linee di autobus, il 662 e il 663, che passano per quella strada, e immaginare, se uno sta lì e vede, immaginare due linee, una linea che passa per via Salpina d'Alcantara, in effetti è una strada proprio di quartiere estremamente limitata, senza marciapiedi, soltanto con dei parapedonali, è piuttosto difficile. Pensare poi a due linee d'autobus che si interfacciano sulla parte finale di via Sant'Arciso, dove peraltro c'è l'uscita dal complesso scolastico Milanesi, crea qualche problema.
mi riferiscono e finisco addirittura di un incidente avvenuto in passato. Questo purtroppo io non ho fatto una ricerca adeguata, quindi non posso, lo rammento soltanto dicendo mi è stato detto, non è che ho trovato i tagli di giornale o cosa del genere. Quindi ripeto e finisco, la risoluzione ha soltanto il motivo di rimettere sul tavolo tra l'agenda del municipio il procedimento per la riapertura di questa strada. Grazie Presidente. Ci sono interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consiglieri e grazie alla Commissione che ha valutato con attenzione questa delibera che partiva dal 2009, quindi un impegno vero da parte di chi ci ha preceduto, mettendo i soldi per realizzare questo progetto e cercando di trovare una strategia che funzionasse. Purtroppo qualcosa si è inceppato. Io sono contento che quello che in modo violento, così violento, in commissione abbiamo ripetuto, colgo nell'emendamento proposto dalla stessa maggioranza che c'è un'attenzione a quello che ho cercato di dire in commissione. Sia ben chiaro, vorrei che arrivassimo a meta, nel senso che l'area di sedime che attualmente è chiusa ingiustamente, perché il Comune ha tutto il diritto di acquisire le aree per pubblica utilità, si tratta di 1657 metri quadri che devono essere acquisiti, devono essere espropriate. Bene, qualcuno vorrebbe 300.000 euro e l'ha riportato giustamente il consigliere Pompei, che poi risiede precisamente in una delle strade di Quarto Miglio, un quartiere storico per me perché vede, come dire, i primi approcci con Roma proprio in quella zona, anche da studente, per cui conosco bene la materia di Quarto Miglio, conosco il pensiero che molti consiglieri e soprattutto il comitato di quartiere e anche l'assessore ha ripetuto rispetto al traffico, dove concludo. L'importante, dice, non arrivare alla fine che la suddetta strada diventi una tangenziale di traffico tra l'Appia Nuova e l'Appia Pignatelli, perché se noi arriviamo a fare una viabilità che continua ad attraversare questo quartiere continuerà ad avere grossi problemi. Quindi ben venga l'emendamento che ripetutamente abbiamo detto in commissione, ma ho visto che ha perso la pazienza, non so perché, il consigliere Pompei, definendomi inutile. Io avevo detto in commissione, e lo ridico che ancora, per migliorare tale emendamento si poteva scrivere, l'ho scritto qua quel giorno, attuare un nuovo piano di viabilità in linea con il PGTU, in modo che la suddetta via non diventa una nuova tangenziale di traffico tra l'Appia Nuova e l'Appia Pignatelli. Ora, nottetempo, è arrivato il livello di confronto solo per il municipio, come diceva qualcuno, e quindi è arrivato un emendamento che magari dopo lo analizzeremo, però complessivamente non dice nulla di nuovo rispetto alla procedura d'esproprio. Qua la procedura d'esproprio deve essere fatta ai prezzi giusti, che non sono i 300.000 euro, che voleva dire pagare il terreno a 181 euro al metro quadro, che mettendosi dalla parte di un proprietario che cede il terreno, sappiate che il terreno si vende a 330 al metro quadro, ma la pubblica utilità può sicuramente pagare il giusto prezzo, il giusto indennizzo che era quello formulato nel progetto, pari a 49.710 euro per accontentare la particella 294, anche io ho dovuto guardare altri atti che non c'erano in commissione, né tantomeno lei ce l'ha mandato. Ho fatto la visura anch'io per vedere
la situazione di Quarto Miglio e la situazione dei frazionamenti attuati. Sono tre le particelle che bisogna espropriare. Quindi la 294. Sì, perfetto. Se vuole... Non è un dialogo, consigliere Pompei, avrà modo di replicare dopo. Grazie. La 294 di 852 metri quadri, la 2338 di 567 metri quadri e la 2337 di 238 metri quadri. Questo è quello che ho potuto guardare dalle carte. Adesso, quindi, se nella risoluzione noi avessimo scritto anche, per completare un discorso e accogliere un po' le perplessità che ci sono state, io dico procedere all'esproprio delle particelle attualmente occupate dell'area di sedime della strada. No, è un aspetto tecnico, però la definizione delle giuste particelle è una questione di partenza concreta e poi definire il giusto indennizzo, perché se non si definisce il giusto indennizzo, quando poi si fa l'appalto i soldi non bastano. Quindi avviare prima la procedura di esproprio, perché è utile quella prima di poter definire una nuova viabilità nel quadrante. Ho delle perplessità, e dico ho delle perplessità perché rimangono comunque indefinite il progetto. Dice nell'emendamento: restituita al pubblico transito pedonale veicolare nel più breve tempo possibile. Giustamente, definiamo come dovrà essere attraversata, però se sogniamo che quel tratto deve essere la tangenziale, io ritengo che non facciamo un bene ai cittadini di Quarto Miglio, perché sicuramente la grossa viabilità che vuole andare a Tor Carbone diventa non 25.000 auto, ma ancora di più, perché tutto il traffico che arriva dall'Appia si va a canalizzare nell'unica arteria che collega all'Appia Pignatelli, a meno che non vada qualche chilometro, cinque, un po' più avanti sull'Appia, diventa un inferno per i residenti. Il dubbio, lo ripeto e l'ho detto anche in commissione, è una facoltà molto, molto saggia, perché se noi non abbiamo il dubbio su quello che facciamo, rischiamo di scrivere una montagna di carta e poi rimane la carta. Se noi diamo degli indirizzi precisi in questi atti, noi andiamo a meta, perché la volontà politica c'è. Figura, chi è che si può opporre al fatto che un'area di sedime stradale non deve essere acquisita al patrimonio? Ma di fatto è successo che con un progetto approvato, con dei soldi stanziati, i frontisti non hanno accettato assolutamente la quota dell'indennizzo. Io mi taccio dicendo che nel momento in cui si arriverà a discutere l'emendamento, non so se l'ha proposto, come dire, qualche consigliere che ha avuto le stesse perplessità, perché poi la discussione avviene serenamente e pacatamente, ma se nottetempo è arrivato questo emendamento mi dovete spiegare perché in seduta stante, come dire, non si è preso atto che qualche dubbio c'era rispetto a effettuare una seconda valutazione su un piano di valutazione, sul senso unico che si è posto lì. Io dico giustamente, perché è meglio che le macchine meno ci entrano dentro Quarto Miglio, meglio è. Solo per i residenti invece può essere attuato un discorso diverso, un discorso con una logica nuova, che può essere quella che ha affrontato l'assessore in qualche assemblea pubblica, che io condivido sempre pienamente per ogni angolo, per ogni quadrante del municipio. Meno ci stanno le macchine, più noi possiamo vivere meglio, e sicuramente sarebbero pochi per i cittadini le difficoltà rispetto ad accompagnare i bambini a scuola, a via di Sant'Arcisio. Potrebbero fare camminare in tranquillità nel quadrante se noi trovassimo una soluzione di viabilità alternativa, mantenendo comunque per i residenti la possibilità di accedere nel quadrante, perché cioè di... Mi permetto di fare un intervento senza...
Allora, non lasciate parlare, per favore. Vada, ancora un minuto. Siccome, cara Presidente, spesso quando il pubblico si permette di... viene richiamato all'ordine. Anche no, assolutamente, le do ragione. Il pubblico non può proprio parlare. Se vogliamo fare sempre il corretto... Vada avanti. No, assolutamente... Vada avanti. Le soluzioni che la politica vuole attuare, i cittadini non riescono a guardare. La buona politica deve guardare al di là del muro e ritengo che per guardare al di là del muro si deve procedere con attenzione rispetto a un esproprio logico che si deve fare su quelle particelle interessate residue, mentre invece alcune particelle sono state già espropriate, se vuole ci sono le misure catastali, altre bisogna esproparle. Prima bisogna quindi partire col piede giusto. Partire col piede giusto vuol dire definire l'esproprio, il giusto indennizzo per i frontisti, acquisirla al patrimonio ed eseguire un bel progetto di viabilità complessiva per Quarto Miglio, anche riproponendo una soluzioni diverse, ma è quella la strategia che bisogna attuare. Fare delle forzature perché... Come dire, si deve fare, c'è il gruppo A e il gruppo B, non mi è mai piaciuto. Una soluzione condivisa non viene sposata solo da un gruppo, ma viene sposata da tutti, dalla collettività. E mi è sembrato che in commissione questa pluralità di giudizio rispetto alla proposta non c'era. E ho trovato al di quanto scorretto che il presentatore della mozione assumesse dei toni così fuori luogo, definendo consiglieri che hanno il dubbio di porre delle questioni, tanto è vero che poi nottetempo l'avete cambiata la risoluzione, non vengono recepite e non vengono considerate nel modo corretto e proprio di quella che sono la normale dialettica che si può attuare in qualsiasi commissione. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Prima il consigliere Giuliano, va bene? Vada. Grazie Presidente. Allora, al di là di quello che è scritto ovviamente sulla risoluzione che parte dalle origini e quindi giustamente fa un excursus su quello che è stato il percorso di questa storia, mettendo anche dei dati diciamo tecnico-amministrativi, quello che vorrei puntualizzare per sfruttare appunto il mio tempo a disposizione è cercare di mettere a fuoco quello che potrebbe essere utile per il quartiere, per il quadrante di Quarto Miglio. Allora, è una storia che parte ovviamente, come diceva il relatore, da circa insomma dal 2008 più o meno, e che comunque metteva in evidenza una realtà di quel quartiere che veniva sottoposto ad una pressione di viabilità, quindi di auto, non indifferente, soprattutto nelle parti del suo cuore centrale, nella parte centrale del quartiere, quindi via Agnere Gilla, via il Quarto Miglio. Io ero appena arrivato in quel periodo e quindi avevo difficoltà a capire certe cose, ma mi affiancai diciamo, a seguire alcune indicazioni di alcune appunto, persone del quartiere che mi spiegarono pazientemente quale potesse essere il risultato per poter dare comunque al più presto e in modo equilibrato un risultato appunto degno per quel quartiere. Ci misi un po' di tempo perché ovviamente era un po' articolato il progetto, che poi è quello che potremmo trovare facilmente anche al Dipartimento, perché comprendeva alcuni interventi, quindi per mettere in sicurezza via Sant'Arcisio, perché poi torniamo alla questione quindi madre, bisognava aprire ovviamente via il Quarto Miglio, ma rendere il quadrante anche su via Agnere Gilla con un'inversione di marcia che potesse comunque dar vita la mattina all'uscita, no? Di chi viene dalla Tuscolana e attraversa Quarto Miglio per andare all'Eur,
e impedire che invece questo potesse avvenire il pomeriggio, come succede oggi, perché tutto via Tor Carbone da Leo arriva e entra dentro Quarto Miglio all'80%. Quella poca percentuale gira a destra per andare sull'Appia, perché poca, attraverso i tagli fai prima, o un'altra piccola percentuale gira per l'Appia Pignatelli per andare all'Acqua Santa, per capirci. Quindi trovai, poi non lo so, insomma, quando lo conoscete anche voi, darete il vostro giudizio, io trovai interessante questo progetto, a tal punto da discutere e litigare fortemente con alcune persone che stavano al via Quarto Miglio. Perché qualcuno chiedeva ovviamente la non apertura lì. È ovvio, rimaneva un po' un'isola felice. E quindi io invece mi opposi, litigando fortemente con delle persone e dicendo loro che non si poteva non evitare un'apertura, perché noi quando abbiamo questo ruolo non dobbiamo essere, no, non dobbiamo pensare per noi stessi, ma dobbiamo pensare per il bene collettivo. E quindi un risultato che al 70-80% va bene per la maggioranza non può non essere preso in considerazione. Per cui ebbi questo scontro, ma riflettei anche sul fatto che un'apertura tout court, perché in quel periodo voi non ce l'avate, ma c'era l'amministrazione Medici che intendeva aprire e fare la tangenziale Appia Pignatelli, quindi con zero fatica o entravi dall'Appia o entravi dall'Appia Pignatelli, comunque una direttrice che collegava le due parallele, le due strade. E quindi buonanotte ai senatori, quello che succedeva, no? Hanno messo in sicurezza via San Tarcisio nel pezzo della scuola, ma poi tutto il traffico, no? Continuava a navigare all'interno del quadrante. E questo io non ero d'accordo, perché andai anche contro il presidente Medici. Comunque fu molto faticosa, lo dico perché è giusto ricordare, fu molto faticoso il percorso, si arrivò al dipartimento, c'era l'assessore Marchi, servivano 400, 500, 600 mila euro, insomma si capiva, poi qualcosa di meno, si era quasi arrivati a spingere, perché dicevo appunto che l'associazione e il comitato di quartiere fece un grosso lavoro in quel momento cercando di spingere per ottenere il risultato, poi l'assessore è stato cambiato, è finita la consigliatura e quindi come tante cose rimangono poi così appese. Questo per dire che non è che l'apertura a Quarto Miglio urge oggi, l'apertura a Quarto Miglio urge da circa 7, 8, 9 anni. Però bisognava quindi preservare via Sant'Arcisio. Provò a fare una cosa le due scorse consigliature quando c'era Medici, una situazione di esproprio. Quindi fu intavolata la pratica, ma non furono messi i soldi. Quindi come ben si capisce, se non ci stanno i soldi, no? Non si può fare cantarmessa. Per cui fu data una spolverata, fu buttata, no, un po' di polvere in giro dentro l'occhio della gente, sì, è stato fatto il presidente che è proprio. Poi ci fu anche il discorso del TAR, quindi ci fu un ricorso al TAR, ma l'amministrazione non si presentò. Ok? Quindi l'avvocatura del Comune di Roma non si presentò, perché voi dovete capire che certe cose hanno il loro peso, no? Se si fosse presentato anche l'avvocato del Comune di Roma, probabilmente il TAR, no, avrebbe ragionato in modo diverso. Questo per dire che non c'è stata una volontà politica di chi in quel momento gestiva questo municipio. Oggi noi immagino, ma un po', voglio dire, chi ha a cuore questa cosa, siamo contenti di riprenderla, di portarla in esame e di riportare all'attenzione dell'amministrazione. Però bisogna non incappare, no? Quindi lo dico per l'ulteriore volta di fronte alle telecamere, perché so che ci riprendono, sono favorevole all'apertura, così almeno nessuno può dire il contrario. Circolarità, non si capisce, ma sono favorevole. Però io consiglio sempre, come mio ormai modo, per utilizzare al meglio la mia figura istituzionale, di non incappare, no? Di studiare bene, non incappare poi in un successivo problema, cioè ne risolviamo uno e ce ne creiamo un altro. E quindi, perché sicuramente chi sta a Quarto Miglio sa che non è l'unica strada chiusa,
ce ne sono un altro paio. C'è anche un'altra strada, il Ghita Vendetta, via Ravello, come si chiama, sotto lì, una cosa del genere, che ci sarebbe anche un parco da poter fare, una viabilità a piedi, un marciapiede, quindi con una pedonalizzazione, ma lì ognuno si è preso un pezzo suo, si è fatto il giardinetto, però nessuno ne fa menzione, perché è una cosa, capito, che sta lì, che ci frega. Però questo lo dico perché qualcuno potrebbe giustamente mettere in evidenza perché a Via Quarto Miglio e le altre strade che so, no? C'è una strada che è chiusa da una rete, non da un muro, da una rete. A Via Menofilo c'è un giardino del Comune di Roma, quindi proprietà del Comune di Roma, che è stato chiuso con un muro abusivo, però nessuno dice nulla. Allora io dico, no? È vero che non si può fare tutto, per l'amor di Dio, no? È come quando quello dice, ma le assicurazioni sono tutte utili, sì, però scusa, portafoglio se ti tormento, mica le posso fare tutte, ok? Sennò come faccio a campare? Nel senso che fai quello che è più importante, ci mancherebbe altro. Quindi, lo dico questo non per sviare, tranquilli, andiamo su Via Quarto Miglio, ma sappiate, che poi può uscire questo ragionamento, perché è reale. E un altro ragionamento è che se noi apriamo tutte le strade come giustamente debbano essere aperte, perché abbiamo il grosso dilemma strade private aperte a pubblico transito, no? Ne abbiamo parlato in commissione, è un grosso dilemma che qualcuno dovrà risolvere prima o poi, e vedo che comunque, no? Questa maggioranza, anche a livello comunale, cerca di capire come poter, no? Entrare e risolvere questa situazione, però è vero che c'è questo problema, apriamo tutte le strade, però poi dopo la viabilità e andiamo a chiudere l'Appia Antica. Allora diventa una contraddizione proprio in genere, no? Nel suo, non è che l'Appia Antica sta a Torino, sta attaccata a Quarto Miglio, quindi tutto sto passaggio che va per il Quarto Miglio, ok, tutta sta sicurezza, dopodiché quanta gente si arrabbierà e dirà ma io non posso andare sull'Appia Antica perché me l'hanno chiusa per tanti motivi, però a me mi crea un problema. E il problema più grosso ce lo potrebbe avere giustamente Quarto Miglio che sta lì. Allora, io ho anche chiesto insieme a altri due consiglieri, quindi insieme al consigliere Todi, il consigliere Carlone, abbiamo chiesto di riflettere alla commissione, quindi alla maggioranza, e quindi abbiamo visto che questa riflessione ha prodotto questa modifica. Sembra una banalità, ma non è una banalità. Perché? Perché per evitare che successivamente si possa creare... Consigliere, intanto l'avverto che è scaduto il tempo. Sì, è vero. Avevo preso il tempo, bravo. È vero, 10 minuti. Stringiamo. Allora, se mi dà un minuto finisco. Certo. Allora, per evitare che successivamente si possa creare una situazione che non tenga conto della particolare realtà che possa... No, diventare lì una tangenziale che collega via Appia a via Appia Pignatelli, per evitare che se questa apertura tout court, no, apriamo senza dare un segnale, potremmo dare un segnale negativo se non mettiamo subito in quest'atto e quindi la, come si dice, modifica di valutare un complessivo piano di viabilità del quadrante. Sembra una banalità, ma rende fortemente chiaro che questa amministrazione intende togliere dei soprusi, intende comunque intervenire in modo deciso, tenendo conto quello che è della sua storia di questo intervento, tenendo conto del fatto che serve comunque una viabilità da studiare per quel quadrante, per evitare appunto che se no si soffochi comunque. Il minuto è scaduto. Il Quarto Miglio è centrale. Vabbè, poi dopo continuo nella dichiarazione, grazie. Prego. Brava, professore. So che dovrei rimanere impassibile, ma con lei è difficile, lo ammetto. Allora, altri interventi, consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, la questione oggi in discussione ha una certa qual urgenza, perché questa apertura, diciamo che è funzionale a mio modo di vedere anche a ricalcolo, no, della mobilità sempre di quadrante, oltre che utile a una grande parte di cittadinanza del luogo. C'è da dire questo, e a scanso di equivoci, questa risoluzione dice di aprire la strada.
dice di aprire la strada e impegna la Presidente del Municipio a interfacciarsi ovviamente col Comune per intraprendere tutte le necessarie azioni, sia tecniche sia amministrative, per fare questo. Quindi ulteriori aggiunte all'atto mi sembrano superflue. La frase aggiunta, oltre e a quello che già c'era, cioè si diceva di riqualificare, cioè di aprire la strada essenzialmente, è l'aggiunta di quella frase, quindi anche prevedendo un piano complessivo di viabilità per il quadrante, che è una cosa importante, che è una cosa nata in commissione, che effettivamente ha una sua pregnanza. Questo perché? Perché la distribuzione viaria, no? Cioè, sia nel quartiere che nel quadrante complessivo, è molto molto importante. Come anche hanno detto non solo i commissari ma anche i cittadini in commissione, questa apertura può garantire una maggiore distribuzione dei flussi di traffico e probabilmente aiutare anche cioè l'ingresso e l'entrata presso il plesso scolastico di Sant'Arcisio, il quale ha una viabilità attualmente abbastanza complicata, la strada è molto stretta, l'autobus fa fatica a passare, il dirigente scolastico nel frattempo ha chiuso il parcheggio che qualche tempo fa era aperto e quindi è una situazione davvero difficilmente sostenibile, qualcosa bisogna fare. Questo è anche uno dei motivi, dei tanti motivi che ha visto l'urgenza di questa risoluzione. Questo è un punto, tra l'altro, del programma del Movimento 5 Stelle, e onde garantire una maggiore facilità di spostamento soprattutto ai cittadini che ivi abitano, no? Ora, e concludo, la questione del nuovo piano che si può studiare, che si deve studiare, no? Come giustamente hanno detto anche i consiglieri che mi hanno preceduto, può essere uno spunto di riflessione, chiedo poi se vorrei intervenire, non lo so, alla Presidente della Commissione Ercio Mobilità, perché è un punto che si può portare in commissione. Quindi lo studio di questo nuovo piano di viabilità, che già ci sono degli studi in realtà, quindi anche valutare se sono ancora coerenti, no, con la realtà territoriale e nel qual caso anche modificarli, nel caso rilevassimo che non lo sono più, diciamo, no. Comunque, in generale serve rivedere tutta la viabilità di quadrante, questo è essenziale. Questa apertura della strada di via al Quarto Miglio è funzionale a questo, oltre che a garantire maggiori possibilità di circolazione in generale. Tra l'altro, e chiudo davvero, c'è stata la settimana scorsa la votazione in questo Consiglio Municipale del piano del deposito di Tor Vergata delle linee ATAC, che noi abbiamo rigettato perché obiettivamente in alcuni punti, soprattutto in quelle zone là, era abbastanza improponibile, e su cui certamente torneremo. Io penso che l'apertura di una strada nuova in questo senso possa aiutare anche la viabilità a mezzo pubblico, e questo è molto importante, per la mobilità interna ed esterna al quartiere. E io concludo dicendo che ringrazio il Presidente Pompei per il lavoro storico che ha fatto, è andato a prendere degli atti del 1920, io questo già l'ho detto in commissione, un lavoro secondo me straordinario, e ringrazio anche i commissari che volente o nolente comunque hanno partecipato a una discussione anche abbastanza complessa, che però ha portato, oltre a capire il problema, oltre a riprendere il problema, anche a fare quell'aggiunta per me importante per la mobilità di quadrante, che si porterà, spero, in commissione, così commissari e cittadini insieme, fermo restando il punto urgente dell'apertura della strada, può garantire uno studio di cittadinanza complessivo e partecipato del problema, che mi sembra una cosa abbastanza rilevante e in linea con la nostra politica, non solo nostra ma anche immagino delle opposizioni, che comunque questo municipio complessivamente sta portando avanti e anche meglio rispetto ad altri nel Comune di Roma. Grazie. Ci sono altri interventi, consigliere Toti? Sì, quella di Quarto Miglio, dell'apertura di via di Quarto Miglio, è una pagina brutta della storia del nostro municipio, del settimo municipio, ex decimo, una storia, come hanno ricordato i consiglieri dell'ex decimo, che praticamente parte da lontano, dal 2008,
Io ricordo quando ci fu il discorso d'unificazione che come consiglieri del nell'ex 9 sbarcammo in questo nuovo consiglio, in questo nuovo municipio unificato, settimo municipio. Ricordo che uno dei problemi che mi fu sollevato dagli abitanti del quartiere Quarto Miglio, io ricordo appunto 2013, che riuscì a portare anche, era presente l'anima un po' storica di Quarto Miglio, Maurizio Cristicchi, che insieme portammo il TG3 proprio per mettere a fuoco, per aprire praticamente ai cittadini del municipio, far conoscere quella che è una storia che io definisco pure vergognosa, il fatto che una strada pubblica non negli anni, non questa amministrazione non sia riuscito, le amministrazioni chiaramente dell'epoca non siano riusciti a aprirla al pubblico transito. C'era una guerra tra cittadini, io ricordo, c'erano quelli che chiaramente avevano una strada, che avevano un'abitazione a Quarto Miglio, che assolutamente non volevano questa apertura, e tutti gli altri che invece spingevano con forza, come ho detto, per aprirla al pubblico transito. Oggi io spero che si possa aprire, iniziare un discorso nuovo, avviare finalmente queste procedure di esproprio con, io vedo e penso che ci sia una determinazione da parte di questa maggioranza e che non siano soltanto chiacchiere, io questo me lo auguro fortemente, e si riesca finalmente a far cessare questa situazione veramente vergognosa che abbiamo nel territorio di Quarto Miglio. Un'apertura, e io dico che deve essere aperta chiaramente questa via al pubblico transito, che però, ecco, come indicammo in commissione, e mi fa piacere che ci sia stato da parte di questa maggioranza una modifica rispetto a questo, con non soltanto l'apertura che è necessaria, indispensabile, di via del Quarto Miglio, ma un'apertura che veda via del Quarto Miglio a, diciamo, a migliorare quello che è il traffico locale del quartiere, non via del Quarto Miglio, come ha detto pure qualche consigliere che mi ha preceduto, che diventi soltanto collegamento fra Appia e Appia Pignatelli. Questo non lo vogliono i cittadini vogliono che sia al servizio di una viabilità interna al quartiere. E questo uno studio che deve essere fatto proprio per una riconsiderazione di tutto quello che è il transito veicolare all'interno, anche pensando a zone 30 da creare all'interno del quartiere Quarto Miglio, una rivisitazione e un aggiustamento di quello che è, di quelli che sono i flussi di traffico all'interno del quartiere. Perciò in questo ho visto anche una disponibilità del comitato di quartiere Quarto Miglio, cioè ha detto anche che purtroppo persistono molti problemi, non c'è soltanto il discorso di una rivisitazione del traffico veicolare all'interno del quartiere, ci sono altri problemi, però oggi chiaramente andiamo ad analizzare questo che, come ho detto, è un problema annoso purtroppo del quartiere. Perciò ecco, una rivisitazione, e io spero, penso che sia sensibile la Presidente della Commissione Mobilità, che porti subito in commissione questa rivisitazione, perché le due cose, apertura della strada e rivisitazione del traffico veicolare all'interno del Quarto Miglio, devono correre insieme. Non è che
voglio dire, non si può fare una se non c'è anche l'altra. Però ecco, dato che dobbiamo arrivare a una risoluzione del problema, dobbiamo farlo subito, perché subito, diciamo, il prima possibile deve essere riaperta al pubblico traffico Quarto Miglio, e il prima possibile dobbiamo andare insieme con i cittadini, con il comitato di quartiere, col centro anziani, che ha sollecitato anche in commissione il problema della scuola Sant'Arcisio, e perciò andare tutti quanti insieme a cercare una soluzione per i problemi del traffico di Quarto Miglio, che io penso con l'apertura di questa via senz'altro miglioreranno. Perciò condivido questa modifica che è stata fatta, e apprezzo anche l'indirizzo che ha dato questa maggioranza. Però ecco, il discorso, ci sarà chiaramente rispetto a questo una vigilanza da parte nostra in commissione e in tutte le sedi più opportune, in modo che finalmente si abbia la risoluzione di questo problema e via di Quarto Miglio come strada di interesse locale e non di interesse cittadino, perché deve rimanere una strada di interesse locale, sia finalmente aperta al pubblico transito. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi... Ah, c'è un intervento? Certo, consigliere Ariano. Grazie Presidente, buongiorno colleghi consiglieri. Rispondo ai richiami di chi mi ha preceduto, e vorrei appunto ricordare che in data 7 giugno ci siamo visti proprio in Commissione Mobilità con il comitato di quartiere Quarto Miglio a Appia Pignatelli, con oggetto appunto la viabilità del quartiere. E dal 7 giugno ad oggi ci vediamo appunto in quest'aula con un atto che è stato prodotto sulla stregua di alcune cose appunto che c'erano state segnalate in precedenza rispetto alla commissione, che sono state appunto approfondite dal consigliere Pompei, che io ringrazio fortemente, perché già in quella occasione ci aveva rappresentato, proprio perché nel momento in cui noi ascoltiamo i cittadini cerchiamo sempre di approfondire e cercare di capire le criticità, soprattutto quando sono magari anche risalenti, come possono essere in qualche modo bypassate o comunque risolte, se possibile. Noi non crediamo che tutto ciò che è critico sia risolvibile, crediamo ovviamente che anche chi ci ha preceduto ha avuto dei fattori ostativi o comunque di rilevanza che non gli ha concesso sempre di poter realmente intervenire, quindi assolutamente. Proprio su questa via, infatti, nel momento in cui comunque nelle fasi di commissione ci siamo ritrovati a capire, lo sapevamo, ma ancor di più quando si vede scritto nero su bianco appunto che ci siano delle particelle, comunque delle storie particolari di alcuni tratti stradali, sempre insomma nell'interesse sia dei cittadini ovviamente che hanno delle proprietà eccetera, ma soprattutto nell'interesse generale, abbiamo poi voluto fare un approfondimento e sicuramente continueremo lungo questa strada. Quindi consiglio a chi è qui e anche ai cittadini da casa di, se vogliono, tutti quanti i verbali delle commissioni, di tutte le commissioni, sono pubblici e sono reperibili nel sito di Roma Capitale, alla pagina del settimo municipio. Così anche le commissioni sono aperte al pubblico e la commissione mobilità si riunisce il venerdì mattina, semplicemente per dire insomma che noi in genere cerchiamo sempre di dare ascolto e, se possibile, come in questo caso, cercare di dare impulso a delle situazioni e far sì che ciò che diciamo, quando possibile, si realizzi in qualcosa di concreto e venga poi discusso in quest'aula e portato avanti. Quindi sicuramente ci rivedremo e ringrazio sempre, come sempre, tutti i consiglieri che compongono la commissione da me presieduta. Grazie. Ci sono altri interventi?
Allora, se non ci sono interventi, io vorrei ricordare appunto che va votata una modifica, perché è stata proposta una modifica, quindi a questo... Ah, non è un emendamento, è giusto, perché da regolamento è solamente presentata la modifica. Il testo modificato? Sì, testo modificato in consiglio da tutti quanti i proponenti. Ok, questa è una cosa che ancora faccio fatica ad imparare, perché è nuova. Allora, vorrei quindi lasciare la parola, l'ultimo intervento, se non ci sono ulteriori interventi, al relatore, così chiudiamo la discussione. Bene, consigliere Pompei. Grazie Presidente. Io non avrei voluto... Non è un emendamento, perché è da articolo 79 del regolamento. Posso procedere? Allora, io non avrei voluto scendere più di tanto nel dettaglio, perché poi vengono fuori situazioni un po'... Come posso dire che... Avrei preferito restassero così riservate, non riservate per qualche motivo, ma perché entriamo in un argomento che secondo me era meglio sottacere. Comunque vabbè, andiamo avanti, visto che a un certo punto ci sono stato portato, tirato per i capelli, lo affronto. Innanzitutto, i fascicoli che ci sono, che riguardano questa storia, sono tre faldoni di quelli grossi che stanno di sotto nell'ufficio tecnico. Ovviamente io nell'atto ho fatto uno stralcio, perché non potevo portare tre faldoni, anche se ho tratto copia di tutta quanta la documentazione, anzi, per accertarmi che poi tutto quanto fosse a posto, ho addirittura chiesto all'architetto Grassi di farmi le visure catascali sul SISCAT per vedere come stavano le cose effettivamente. Quindi non è che sottacio o non porto documenti, porto la sintesi. Ovviamente quando porto una delibera del Consiglio circoscrizionale che dice avviamo l'esproprio e manda gli atti al Dipartimento, resto sorpreso se mi si chiede ma veramente per avviare l'esproprio bisogna fare prima riportare la situazione catastale alla situazione precedente. È chiaro che se hai preso quella delibera, l'atto propedeutico non puoi non averlo fatto. Quindi questo penso che sia una cosa di talmente planare evidenza che non ci voglio perdere tanto. Per quanto riguarda poi il resto, la cosa un pochettino più spinosa, diciamo così, chi lottizzò quelle aree, atto Tosatti del 1930, a un certo punto stabilì, intendendo i comparenti dar modo di transitare da via Appia Nuova all'Appia Pignedelli, si assume l'obbligo tra i convenuti e gli acquirenti ovviamente di lasciare una zona larga a 10 metri, ognuno nel proprio terreno, ad uso di passaggio comune. Questo atto d'obbligo volontario, questa dicatio ad patriam in effetti, venne recepita in tutti gli atti ad eccezione di uno, dove a un certo punto nell'atto dove nulla è chi scrisse questa cosa a un certo punto annotò la sede di questa strada, tutti acquistarono i terreni con ben specificata la servitù gravante sulla strada in questione ed esplicito richiamo all'atto Tosatti, ad eccezione di una parte dove la cosa è nascosta tra le righe. Che vuol dire? Sono andato a vedere anche questo, dico che vuol dire quando si dice? Si dice perché chiaramente chi acquistò quella striscia di terreno, e poi questo serve propedeutico a vedere che cosa dobbiamo espropriare, a un certo punto scrive nell'atto originale, quello scritto a mano davanti al notaio, a un certo punto è ben scritto, detto appezzamento di terreno in catasto rustico insieme a maggior consistenza è di metri quadri tot. Insieme a maggior consistenza, e poi assume l'obbligo, acquista il terreno con tutte le servitù attive e passive, cacchi e pacchi vari. Quindi nella copia invece, che poi è stata estraibile, nella copia questa parte è cancellata, non appare, cioè questi dele non ci stanno. Vabbè, andiamo avanti. Quando è stato portato quindi a un certo punto la strada è per la quasi totalità, cioè è per la sua totalità già dedicata con questa vecchia dicatio ad patriam di proprietà comunale,
Tant'è che nel 1989-86, con i tempi del catasto, la strada venne censita tra le strade pubbliche. Fu soltanto quando il Consiglio circoscrizionale decise: vabbè, lasciamo stare il passato, abbiamo l'esproprio, che a un certo punto si riportarono tutta la parte della strada, quindi anche le altre particelle che potevano interessare quel tratto, vennero riportate all'origine. Ma la parte da espropriare ora, al limite, sarebbe soltanto quella della particella 2337, che è quella del dentino del rettangolo trasferito all'epoca, che ricadeva nella strada pubblica. Tant'è che poi nell'atto di acquisto, quello che dicevamo prima, che riferivo, si dice che confida, il lotto che viene trasferito confida con strada pubblica. In virtù di questo appiglio, diciamo così, a un certo punto qualcuno, su questa strada per diversi anni è stata aperta al traffico pubblico, ci passava la linea A1, per chi non lo sapesse. Quindi fu soltanto poi, a un certo punto, visto che la cosa scocciava e tutto sommato non era poi così importante all'epoca, a un certo punto ci hanno messo dei paletti che ancora sono rimasti. Quindi in realtà c'è stata un'occlusione al pubblico transito di una strada comunale. Ecco, questa è la verità. Io quando dico restituire, quando ho scritto restituire al pubblico transito, perché indipendentemente da qualsiasi esproprio, sono passibili di sanzioni sia chi ha messo i paletti e deve rispondere dei danni, sia a un certo punto coloro che hanno messo un cartello sull'Appia Pignatelli con scritto strada privata divieto di transito. Quindi per cortesia, se volete diritto, vedemovito addosso tanto che manco lo immaginate. Non so se mi sono spiegato. E poi ricalcare con la penna ciò che è scritto a matita è un esercizio che onestamente trovo disdicevole per chiunque. Ho finito, grazie. Allora, a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano. Sì, approfitto delle dichiarazioni per chiudere quel ragionamento di prima. Al di là delle notizie tecniche che il collega Pompei ha dato giustamente, rimane questo ragionamento: noi non dobbiamo penalizzare qualcuno a vantaggio di altri, quindi noi come istituzione dobbiamo fare un intervento che sia giusto per quello che è il quartiere e il quadrante. Non dobbiamo fare una cosa che sistema un meccanismo e ne rompe un altro. Dobbiamo comunque tener conto dell'impegno, dobbiamo prendere un impegno e tener conto infatti dello studio della viabilità che faremo tenendo presente il piano generale del traffico urbano, perché chiunque, qualunque figura istituzionale, nel momento in cui non viene rispettato questo percorso, non si tiene conto del PGTU, può comunque segnalare e fare esposto, e quindi poi lì ci sta da rispondere, no, dal punto di vista amministrativo e personale. Quindi si apre tenendo conto di fare questo studio di viabilità, che è fondamentale. L'aggiunta che abbiamo fatto, la modifica che abbiamo fatto, insomma, che è stata recepita, che abbiamo suggerito, ma è stata recepita e quindi ci fa piacere, è fondamentale per evitare che qualcuno successivamente, no, non possa speculare politicamente, perché quando le cose sono mozze si apre, poi dietro si dà adito a tutto. Invece si apre perché è giusto fare un giusto studio di viabilità, così qualcuno non può dire che questo nessuno ci ha pensato, ok? E quindi non danneggiamo qualcuno a svantaggio di altri. E quindi, come abbiamo fatto, come ricordava il capogruppo prima, per la votazione di ADAC, cioè noi abbiamo detto no, il progetto che ci porti ADAC non ci piace e vogliamo decisamente che venga considerato quello che abbiamo detto noi, perché se lasciamo in mano di altri, se non siamo attori e siamo comparse, è normale che poi a noi ci passano sopra, come hanno fatto per 7, 8, 10 anni per questo argomento. Quindi dico, per chiudere, siamo talmente favorevoli, tenendo conto di queste precisazioni, che io non mi auguro che oggi vinciamo una battaglia,
Ok, l'apertura al quarto miglio o rientrare in possesso di quella strada è una battaglia, ma io mi auguro a questo punto che studiando il meccanismo si possa dar voce, si possa dare adito a vincere la guerra, cioè a sistemare definitivamente il progetto per quarto miglio, che è stato già valutato, studiato e mancano solo di essere applicato, e allora lì faremmo la differenza. Ok? Come commissione viabilità, presidente, lei ha parlato, prenda obbligo in questo consiglio, ok, a portare avanti a tale lavoro. Oggi è 19/10/2017, c'è la registrazione, se siamo tutti d'accordo possiamo vincere una battaglia e portare a termine la guerra. Finalmente, grazie. Altre dichiarazioni di voto? È stato nei tempi preciso. Sì, ha detto favore. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Giusto per affermare, insomma, la posizione nostra in aula la conoscete e quindi ci siamo fissati dall'inizio l'impegno di non votare alcun atto sino a quando il regolamento sullo statuto non verrà osservato. In merito alla proposta e nel dettaglio voglio dire che, accettando con la massima apertura la Giunta nell'impegna, rimarco che forse, sicuramente al fine di vincere la battaglia, ci sono tre stadi importanti. Uno, lo dico, sono a favore dell'apertura della strada, naturalmente, perché i frontisti la devono cedere, vendere. Siccome il patrimonio nel 2014 ha risposto con una nota ben precisa, fissiamo bene in bilancio l'importo per poter chiudere definitivamente l'aspetto dell'esproprio. Se non si fa l'esproprio non si potrà mai acquisire la strada al pubblico, lo ripeto. Giustissimo la Giunta, che il capogruppo ha rimarcato, di guardare a un piano di viabilità complessiva del quadrante, ma mi domando, nel frattempo, se domani fosse aperta la strada e in assenza di un piano, come funziona la questione? Come funzionerà se prima non c'è uno studio del piano ben puntuale e preciso? Questa è la mia posizione, che ho rimarcato in commissione e rimarco ancora di fronte, come dicono spesso i miei colleghi, di fronte a tutta la platea, che io come principio non sono d'accordo, ma di più. Però se noi omettiamo di dire che se non ci stanno i soldi in bilancio per pagare questo benedetto esproprio, costerà 2, 3, 4, quello che costa, il giusto indennizzo bisogna fissarlo, perché bisogna inserirlo in bilancio e bisogna avere le somme per fare la procedura. Questo è quanto. Se noi non facciamo questa benedetta situazione, a prescindere dallo storico che ne dà ragione, non è stato trascritto nell'atto, ma continua a rispondere il patrimonio che non ne menziona, lo dice, ci ha mandato la comunicazione, dice non sono stati reperiti atti o documenti riguardanti l'acquisizione da parte dell'amministrazione comunale del tratto chiuso a via di Quarto Miglio. Questa è una nota autorevole del Dipartimento Patrimonio. Allora, tempo scaduto, consigliere Ciancio. La nostra posizione la conoscete, siamo ben contenti di avviare un lavoro serio, ma che parti soprattutto dall'esproprio, dal giusto indennizzo delle particelle interessate ad essere acquisite al patrimonio. Grazie. Non partecipa al voto, l'ha detto all'inizio. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. A questo punto, consigliere Toti. Sì, come ho ribadito nell'intervento, in sede di commissione io mi espressi con un voto di astensione. Oggi, dopo la proposta, la modifica che è stata apportata da questa maggioranza e che io avevo richiesto insieme ad altri consiglieri, cioè quello di aprire subito, il prima possibile, senz'altro, via di Quarto Miglio al pubblico transito, c'è il discorso di mettere insieme a questa apertura fatta il prima possibile anche una rivisitazione
di tutto il traffico, di tutti i flussi all'interno del quadrante di Quarto Miglio, e c'è anche in questo un'indicazione di apertura al traffico locale di via del Quarto Miglio, e via del Quarto Miglio non deve chiaramente, come ho ribadito nell'intervento precedente, diventare una strada di scorrimento a livello cittadino che colleghi l'Appia all'Appia Pignatelli. Perciò con queste rassicurazioni la trasformazione del voto di astensione in un voto convinto di favore rispetto, perciò voto favorevole rispetto a questa indicazione in indirizzo che diamo oggi in consiglio e che è stato positivamente modificato da questa maggioranza, e perciò assume una positività forte rispetto a un discorso di attenzione a questo quadrante, come ha detto pure, ho detto in precedenza, il comitato di quartiere, che ha Quarto Miglio ha anche altri problemi, non soltanto questo, però questo è uno dei problemi più importanti, se non il più importante, che io spero veda una sua risoluzione nel più breve tempo possibile. Consigliere Guido. Grazie Presidente, io non entro ulteriormente sul punto tecnico perché rischierei solo di fare brutte figure davanti a quello che ha detto prima il consigliere Pompei, che continuo ad apprezzare perché quando va precisamente a vedere il cavillo, secondo me è spettacolare. Dal punto di vista politico invece mi sono già espresso, anche l'Aula si è espressa, io tra l'altro ringrazio sia la maggioranza sia l'opposizione che comunque ha dato un contributo importante. La risoluzione è un punto fondamentale in questo percorso, la prosecuzione di questo percorso, oltre all'impegno per l'apertura quanto prima, anche cioè in corrispondenza proprio del Comune, cioè dell'amministrazione centrale, di riaprire questa strada, è questo piano che è stato già predetto. Il gruppo 5 Stelle vota, cioè vota a favore di questa risoluzione, e ringrazio a tutti quanti, anche i cittadini che sono e oggi venuti qui. Grazie. Bene, finite le dichiarazioni di voto, penso che possiamo tranquillamente passare alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Sì, adesso lo diremo per loro, non partecipano al voto. Risultato è la risoluzione viene approvata con 16 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, due consiglieri pur presenti in aula, i consiglieri Biondo e Ciancio, non partecipano al voto. Diciamo, il punto è concluso. Ricordo che l'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi era l'approvazione di alcuni verbali di consiglio che, come tutti sapete, erano disponibili nell'ufficio consiglio per visualizzazione, e sono i verbali 26 e 27 delle sedute del 25 luglio e del 31 luglio, il 28 del 1 agosto, il 29 e 30 del 5 e del 14 settembre. Risultano così approvati. La seduta si conclude qui e sono le ore, vediamo, 11.